Dopo più di un anno di stop, il circolo Lorenzo Viani riprende l'attività in presenza e lo fa con una manifestazione organizzata a Piazza Ancomarzio e denominata Guardando il Mare. L'allestimento è quello classico che poi facciamo anche in via dei Misenati. Abbiamo aumentato le distanze che sono di 4 metri tra un cavalletto e l'altro, quindi tra i vari pittori. Abbiamo provato a identificare un percorso a terra con delle frecce verdi e dei cartelli inizio-fine mostra. Per identificare appunto questo percorso. Poi ogni pittore è stato sensibilizzato, gli stessi cartelli riportano le regole del distanziamento, della mascherina e dell'igienizzazione delle mani per ricordare insomma che si riparte però sempre rispettando le regole, insomma. Per noi è stato importante riprendere dopo un lungo periodo, diciamo, di assenza nel territorio, dovuto ovviamente al problema del Covid. C'è stato subito un grande interesse, una grande curiosità da parte della gente, dei visitatori, tanta voglia di ricominciare, tanta voglia, ecco, di essere nel territorio, e questa è la nostra caratteristica. Noi aspettavamo, insomma, da tempo di ricominciare per fare le mostre all'aperto, di avere un contatto diretto con la gente, con le persone. Sono molto onorata di essere la nuova presidente del circolo che ho preso in mano da novembre e ringrazio poi anche la signora Elena Maioli per tutto il lavoro che ha fatto. Io sono socia del circolo dal 2006 e abbiamo cercato insieme con il consiglio direttivo di rimettere in moto il circolo e il lavoro che ha sempre fatto in questi anni sul territorio. Ringrazio Paolo, ringrazio Alberto, Maurizio e Stefano perché abbiamo lavorato in un team insieme cercando di forzare questa situazione di inerzia che si è verificata con l'emergenza Covid, un po' di tutti, anche mentale, per cercare di forzarci noi, di riaprirci alle persone e abbiamo visto che le persone si sono tutte riaperte verso di noi. E l'evento verrà ripetuto il 22 e il 23 maggio ed il 5 e il 6 giugno da Ostia per Canale 10. Alberto Tabetti.